Mentre stoppavo è arrivato il chiù di maggio, non so se hai sentito, se sei sentito alla fine. Ehi, giovane Virgurto, sono io, hai trovato la tua amica? Chi sei? Come? Sono Maccio. Sono triste. Ah, ciao triste. Ho appena incontrato tutti i nazionali. È tutto grazie a te. Mi è venuto solo in mente ora che c'è la voce dei chiuri. Te lo scritto con le dai la tua amica. Ciao. Porca vacca. Marco. No, no, parlavo con il gioco. Porca puttana. Giusto, povero mucca. O al massimo porca troia. Però porca vacca è porca. Vedi cosa succede se mi rimane attaccato? Non mi è mai successo. Qua siamo già pronti perché vedo le api che sono tornate. Per una volta non mi hanno colpito. Vedo una larva d'ape. E abbiamo preso anche il filone cottero casualmente. Bene, abbiamo 42 api. Sono scappati due filone cotteri. Ah già! Avrei potuto usare già il primo. Sono un cretino. Beh, questo si sapeva. Vabbè, dal vedere fa. Non riesco a parlare. Sai che dopo tutto il gampopamento della parte precedente. Pazienza. Mi è pure uscito comunque. Pazienza. Non dovevo salvare, dovevo tornare nel cielo! Non me l'ha fatto cliccare! Schnurz! Marco. C'è! Marco, dai, smettila di essere così volgare. Non si dice sì! Insomma. Io sono d'accordo. D'accordissimo. Perché stai giocando con me dire? Cosa cavolo vuoi? Fai! Sei rimasto lì. Mi ha detto, perché non la pallacca? Allora. Ah, è vero. Magari questa parte la potrei dedicare qualche subquest. Tartina di pistrello. No, però le subquest le faccio. Quando potremo fare la monetizzazione. Oh, serpentino formichella. Talpa con giro. Sì, tipo magari quando dovremmo battere il boss finale. No, facciamo delle subquest così non sapete come batterlo. Così. Anche se così. In realtà potete tranquillamente guardare la partita. Bananilla o il ciuga. Bene, andiamo lì tranquilli. Allora, autobus, macchina. Ci riposiamo con la voce. Motorino aeroplano. Stato della Bellino. Che culo. Quanto costava più il salvadanaio nuovo? Balena. Balena. Aeroplanino. E porcellino. Come? Il salvadanaio nuovo, quanto costava? 100. Ok, io 122. E ora? Dov'è? Perché da giù deve essere? E gira. Ma per un bar. Delenga, delenga. Delenga, delenga. Che schifo. Ah, è vero, si può usare anche lo scarabeo. Mezz'ora che prova a prenderlo. Barboncino ombrello. Schizofrenico. Schizofrenico. Pensore. Balenottera azzurra. Rupiamo il vestito. Rupiamo il vestito. Colorado caffè. Pipistrello. Bananilla. James Bond con l'elicottero. Il primo dei nostri porta RPS. Omino con un aeroplano. Ops. Un elicottero con un toro. Uno strano stare a pile. Ecco. Una rupia con un aeroplano. No, è vero, no. Tenere i soldi. Non l'ho visto. Non ci ho pensato. Ah beh, basta vedere. Un coso e un gufo. Dai, era un gufo.
un coso e un gufo. Un coso e un gufo. Un'ape e un serpente. Un tartino gay. Un spariamo a caso che tanto non ne ho più voglia. Un oh che bello c'è un fiore e un ananas. No. Oh che bello c'è un subalpino. Direi che il primo punteggio è 238. Bene, ora andiamo dalla nostra cara tizia che poi si innamorerà di noi. Chi? La tizia del deposito. Riga dritto. Slerpon. Spostiamo la borsa. Anzi, prendiamo. 2 per 1 fa 3, quindi 2. 3. 4. Il nostro. 4 viene 3. Scudo e lo vendiamo. E poi il 3 per 3, 2, quindi 8. Sperando di. 3, 3, 6, 2, 8. 3, 3, 6. Aspetta. 3, 3, 6, magari potrei vendere anche la pozione. Salve questo del bla bla bla. 4, 13. 6, 4, 10, 2, 12. Prego. Ah, non lo puoi vendere anche noi. Peccato. Ok, le pozioni non le potremo vendere, quindi ricordiamoci di averle, perché se no tanto non le potremo vendere, quindi le possiamo tranquillamente usare. Sì, ok, ci potresti dire qua. 100 rupie! Ma un furto! Che cosa? Uno scudo 100 rupie! Ma che è? Cos'è? Non abbiamo ancora finito. Che bello! Che schifo. Vabbè, andiamo. Ma che palle! Sono Bilancini è gay, non ne posso dire. Povero professor Bilancini. Si chiama professore? Sì. Sì, sì, certo, io ci dovrei pure credo. Ma dimmi te. Te. Grazie. Piazziamo il nuovo pezzo di mappa. Di merda. Marco, non si dice pezzo di merda, si dice stronzo. Cacca. Cacca. Cacca, chi? A cappola! Da quanto tempo è che non dicevo a cattola? Ah, lì c'è l'isola del bambù, magari poi prima o poi ve la farò vedere. Bambù. C'è il bambù, vero? C'è un solo bambù. Cioè. No, ma cosa spara? Bang, bang. Spari cazzate. E non c'hai manco la mira. Mi tengo. Chi indovinerà di chi ho fatto una citazione? Vincerà qualcosa. James Bond. No. Tu ma la terza. Mac, io intendevo di quelli che vedevano il video. Tu non vinci niente anche se indovini. Sembra un buon affare. Te pareva. Volevo farvi vedere la pietra turbo, però non sono riuscito a beccare il turbo. E dai, sbrigati! Bene, siamo andati a finire nel vulcano di Holdin senza uno scudo! Tanto non è che serva tanto lo scudo nel vulcano di Holdin. Io non lo uso mai in generale lo scudo. A parte quando lo uso per sbaglio. O contro il boss finale. Signora bla bla bla, ci troviamo presso il vulcano di Holdin, in un luogo ricco di energia terrestre. È troppo difficile chiamarlo lava! Chissà se quell'albero gigante funziona come albero di soldi. Albero di soldi? Sarebbe utile. Che palle! Mi sto rompendo le palline macrobiotica allo zero. Bene, siamo arrivati alla nuova parte.
E direi che possiamo iniziare ad andare avanti. E magari prendere il portabombe. No, cosa dico, il portabombe lo prendiamo chissà dove. Un esaido. L'ho trovato totalmente per caso. Saliamo. Se ne freghiamo di quello che ci vuole dire. Fai! Che ci accorgiamo che... Ah, ecco, qua facciamo la conoscenza di un nuovo popolo, i Mogma. Com'è la voce di Mogma? Merche. Una voce. Ok, ok. Te la faccio pagare, capito? Suco. Ah, ma quello è diverso. Carino, questo qui ti pare uno dei tipi rossi. No, vero? E ci credo, sono verde. Ma guardarlo bene, io non direi. Però ci fatto prendere un corpo. Scusaci, è che di questi tempi abbiamo un po' di problemi con dei mostri che ci vogliono invadere il nostro territorio. No, c'è un divano. Perciò ho pensato di restare qui, io Ferrigno, ad aspettarli per dare loro una lezione. Li ho già uccisi tutti. Sei bravo a parlare, ma se stai ancora te ne mando. Comunque sia, sei venuto qui in cerca di tesori, stai molto attento a quei tipi rossi. Ecco, loro sono tutti cercatori di tesori. Non c'è un Mogma che non abbia mai cercato un tesoro. Poi magari c'è qualche cielo che non è trovato uno. 20 rupie. Se mi vuoi dire che la rana brucia me ne sono accorto, fai. Oppure che ci sono dei nemici che infiammano. Tipo i pipistrelli infiammati. Che io stavo per dire fulminanti. Dai! Lo c'è qua. 6 rupie, crudi. Ho fatto tutta questa strada semplicemente per 6 rupie. Bene. Ci vogliamo sbrigare, dai, che io sto facendo un wall throw. Oh. Uccidiamo lo stupido pipistrello verde. Arriviamo al Mogma che ci spiegherà l'utilizzo delle bombe se io ne avessi voglia. Ok, ve lo voi sentite che non ho voglia di spiegarlo manco io. Ma è esplosa una bomba in mano. Ok. Poi mi ricordo che ce n'è anche adesso c'è questo. Ecco te pareva, stavo per lasciare la presa. Beh, 5 rupie. Un cuore per 5 rupie. 5 rupie per cuore. Cos'è sto? È gigantesco! Non avevo mai visto uno così grande. Cioè sì, forse ne avevo visto uno verso la fine del gioco, sicuramente. Troppo grande! Aspetta, lì vedo del fuoco. È una buona notizia, quello coso che hai visto era gay. Ah. Due coccinelle. Ok, fuoco coccinelle. Bene, abbiamo anche due fuoco coccinelle. Che non mi ricordo perché pozione servono tra l'altro. Di qui? Ma di qui sono un tamborello Mogma. Almeno io li chiamo così, poi non so. Bene. Allora, ora c'è, praticamente ora c'è un punto salva, quindi salviamo. E ci vediamo alla prossima puntata. Andiamo ancora avanti, per un minuto. Ok, alla prossima.